Amici, oggi andiamo ad aprire insieme del mini cibo, mini verse, make it mini food, ma con una cucina che funziona davvero. Non vedo l'ora di provarla con voi in questo video, ma prima di cominciare, ovviamente, sigla! Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Sweets ed oggi sono tornata con un nuovissimo video davvero super speciale e molto particolare perché oggi andremo ad aprire insieme un mystery toy davvero molto molto bello, ma che dico bello? Bellissimo! Perché oggi andiamo a provare insieme ad aprire appunto la nuova Make It Mini Kitchen, la mini cucina per fare mini cibi veri con la resina. Appunto, io qui ho due mini palline di Miniverse Make It Mini Food della prima serie e anche Miniverse della seconda serie. Bellissimo il ramen. Dopo aver trovato la pizza, se vi siete persi i miei vecchi video, andatele a vedere perché finalmente ho trovato la pizza. Ora il mio obiettivo è quello di trovare il ramen. Ma prima di iniziare questo video e provarla insieme, lasciate un like, pollice in su, iscrivetevi al mio canale. Attivate la campanella, la notifica, tutti i giorni troverete nuovi video alle ore 14:30. Visitate anche il mio sito ufficiale www.yolandasweets.it. Cominciamo quindi ad aprire la nostra mini cucina. Siccome io sono molto curiosa, andiamo a provare più che altro la pallina, questa qua, è un cibo, diciamo, della mini cucina. Certo, ce l'abbiamo fatta, abbiamo inserito le pile. E magia, veramente il forno funziona. Allora, quando il forno è aperto, funziona. Mentre quando è chiuso, basta premerlo. Vedete, ci sono anche i numerini qui. Si accende e cuoce per l'appunto i nostri cibi, perché all'interno c'è questa luce UV, questa lampada UV che cuoce i cibi. Davvero molto comodo se non avete una lampada UV. Poi la cucina è davvero funzionale perché abbiamo praticamente il frigorifero, ovviamente finto, non funziona davvero. Abbiamo vari scompartimenti, vari cassetti. Anche qua, no, vabbè, il lavandino che però non funziona, mi sarebbe piaciuto che uscisse veramente l'acqua. Ma qui, ragazzi, abbiamo un altro scompartimento in cui c'è una sorpresa. C'è un altro cibo? No, vabbè, bellissimo! C'è altro cibo! Con i cereali! No, vabbè, adoro! Allora, prima di tutto, nella nostra scatola della cucina abbiamo trovato già due cibi che possiamo provare, ossia le ciambelline, davvero molto interessante, e una bibita. Prima di tutto abbiamo la nostra scatolina Just Baked dopo aver cotto le ciambelline. Qui abbiamo due ciambelle al cioccolato e la glassa fatta di resina per coprire le nostre ciambelle. Le ciambelle devono essere ricoperte di questi cereali. Andiamo ad aprire quindi questa scatolina che è bellissima, che possiamo conservare poi nella nostra cucina. All'interno abbiamo i nostri mini cereali. Le andiamo ad inserire comunque nella nostra ciotolina. Tutto bene, questa cosa ci piace. Poi abbiamo la glassa, adesso ci possiamo divertire. Io direi di andare a mettere già le ciambelle sopra alla teglia. Possiamo spremere appunto la glassa. Poi abbiamo appunto le nostre ciambelline con sopra la glassa. Adesso, tecnicamente, con la pinzetta, anche se ci vorrà un bel po' di tempo, dobbiamo prendere ad uno i cereali. Mamma mia, ragazzi, sono minuscoli. E andarli a posizionare sopra alle ciambelline. Adoro veramente tantissimo. Abbiamo posizionato quindi sulle ciambelline il cereale. Adesso apriamo il forno, mettiamo la teglia con le ciambelle all'interno del forno, lo chiudiamo, premiamo il pulsantino. Dobbiamo appunto aspettare. Siccome abbiamo altra glassa e abbiamo una ciotola, io vado a creare una ciotola di cereali con il latte. Questo qua lo sto creando io, non c'era scritto di farlo, però, cioè, sinceramente era un vero spreco. Allora, è ancora acceso il forno. Secondo me è a nostra discrezione. Vediamo un pochettino. Aprendolo, ovviamente il forno si spegne. Vediamo, tocchiamo esattamente, ragazzi, esattamente. Vi volevo dire che appunto le ciambelline si sono cotte. La glassa si è indurita e visto che la glassa si è indurita, adesso possiamo metterle all'interno
della sua confezione. Metto anche la tazzina di cereali all'interno del forno. Voglio andare ad aprire, perché come sempre voglio vedere se sono fortunato oppure no. Vado ad aprire la sfera gigante, perché è una novità, come avete visto, che non è la prima volta che la apro. La serie 2 io già ne ho aperte varie. E ho trovato la pizza, che era la mia preferita. Adesso voglio vedere se trovo il ramen. Ho aperto la mia sfera, abbiamo qui tutte le bustine come potete vedere. Vado a spegnere il forno, che è caldo un pochettino. No, non è caldo. Vediamo se si è indurito. Ebbene sì, ragazzi, vedete? La nostra ciotolina con i cereali creata da me l'abbiamo realizzata e si è indurita all'interno del fornetto. Abbiamo aperto la nostra sfera di Mini Food Miniverse serie 2. Se voi vi ricordate benissimo, nelle prime volte che noi abbiamo aperto la serie 2, alcuni oggettini non c'erano, mentre adesso ci sono stati svelati tutti. Io la pizza che avevo trovato era quella vegetariana. Prima di tutto abbiamo il tavolo, un sottotorta o un sottovassoio da mettere comunque sul tavolo. All'interno ci sono le istruzioni in tutte le lingue del mondo, ma io lo so già come si fa. Poi abbiamo le varie bustine. Io inizio con questa verde, dove all'interno dovremmo trovare cucchiaino, forchettina o spatolina. In questo caso abbiamo trovato un mini cucchiaino. Abbiamo trovato una pinza. Adesso apriamo questa, dove all'interno dovrebbero esserci delle fruttine. Ah no, mi sa, ragazzi, che, che sfiga che ho trovato un doppione. No vabbè, ragazzi, ma che sfiga c'ho da 1 a 10. Allora, credo di aver trovato la cosa che ho già aperto, ossia la torta, quella con l'ananas, perché chi mi segue assiduamente e segue il mio canale sa che ho già aperto queste sfere e mi sa, ragazzi, che sì. Oh, sono tristissima, vi posso dire la verità. Ho trovato la torta pineapple, ho trovato questa torta qui. Io no comment. La torta deve essere posizionata sull'alzatina, a sua volta sopra il tavolo. Abbiamo trovato anche lo sciroppo, l'ananas e ciliegie all'interno del barattolo, che sono bellissime. Dobbiamo andare a spremere appunto la nostra glassa sopra la torta. Con il cucchiaino dobbiamo andare a stendere la glassa sulla nostra torta. E adesso dobbiamo poggiare sopra le fettine d'ananas. Abbiamo posizionato le nostre fettine d'ananas sopra la torta. Adesso in mezzo nel buco delle nostre fettine d'ananas dobbiamo andare a mettere le mini ciliegine. Eccoci qua, ragazzi. Allora, abbiamo quindi la nostra tortina. Ho poggiato il cucchiaino sopra la base della torta con due ciliegine. Adesso dobbiamo andare a cuocere la torta all'interno del nostro forno. Io direi di mettere il ripiano un po' più sotto, perché altrimenti la torta non ci entra. Oddio, è bellissimo, sembra un forno vero. Andiamo quindi a chiudere così ed accendere e facciamo cuocere la nostra tortina. Allora, la nostra torta è cotta, ragazzi, è bella solida, anche la resina si è solidificata. Ed eccola qua, possiamo metterla appunto sul tavolo, perché noi possiamo creare anche degli scenari poi con tutto quello che ci esce con i vari tavolini. Siccome abbiamo avuto un epic fail, perché mi è uscito, almeno a me, un doppione, vedete un po' quanto sono sfortunata, andiamo a creare un'altra cosina, ossia una bella bibita, la bibita che ci è uscita appunto in dotazione all'interno della cucina. Abbiamo qui un sacchettino con il ghiaccio e questo sacchettino lo andiamo ad inserire tutto quanto all'interno della nostra bibita, come mettiamo anche all'interno le fragoline. In realtà dobbiamo andare appunto ad inserire il nostro liquidino, allora questa glassa qui, che dovrebbe essere tipo latte, ok, va a raffigurare il latte alla fragola, e quindi la andiamo a inserire poco alla volta, perché con la cannuccia inserita all'interno noi dobbiamo andare a mescolare questo latte con le fragole. Ecco qua appunto la nostra bibita pronta, che si chiama Coco Berry Milk. Ed eccola, ragazzi, dopo un po', dopo aver mescolato molto molto bene, è uscito fuori per l'appunto questo, e vi devo dire è bellissima. Cioè, è davvero bellissima. Allora, la si può inserire ovviamente anche questa nel forno, perché per fare indurire appunto il tutto, perché altrimenti non si indurisce, oppure la mettiamo al sole. Possiamo conservarci la glassa ovviamente che resta, la mettiamo sul ripiano
e andiamo a cuocere anche quest'ultimo. Mentre si cuoce il mio Coco Berry Milk, vi dico che questo video ovviamente è concluso. Se volete, la prossima volta possiamo andare a provare altre due mini verse Make It Mini Food. La nostra bibita, ragazzi, anche è pronta. Questa cucina, mini cucina di mini verse Make It Mini Food, è davvero fantastica. Io vi mando un bacione e un abbraccio e ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!